Ciao a tutti ragazzi, Felice Grasso, figlio della merda. Sono uscito il 3. Perché stavo contando 1, 2, 3, sigla. Ok. Raga, oggi abbiamo una premium di un ragazzo che si chiama Bad Kid. Che io non avevo visto. Young Bad. No. Io come al solito le premium, purtroppo, come uno stronzo, non riguardo mai le tracce. Se no, poi ci perdiamo. Perdo la reaction. La cosa vera. E abbiamo aperto il video adesso e abbiamo letto Young Signorino Dissi. Madonna, andata vuota. Ancora, buttiamoci a pesce dove ci si buttano tutti. Aspariamo sulla Croce Rossa. Cerchiamo di fare. Di prendere il riflesso dello sputo, della notorietà di un altro. Ma che palle. E poi i dissing adesso, i rapper quelli fighi, se li fanno con Instagram, cazzo fai dei rappi. Allora, cazzo rappi. Questa però è uno dei primi dissing diretti che vedo. Cioè, nel senso, questo è proprio Young Signorino dissing tutta quanta contro di lui. Minchia, io non so chi è il ragazzo, non so niente. Io andrei a partirei, poi faccio un piccolo discorsino sul dissing al... Sì, e sul vero hip hop, quello di Nokia. Hai vero. A caso. Okay. Vai. Lui è Sina travestito, mi sa. Lui è Socrate, credo. Detto Socrate è venuto. Fumo le canne. Vomito. Io fumo le canne, quindi sono meglio di te che Yanzi, dolce droga. Yanzi, io non ho mangiato dolce droga. Ci piego. Vabbè, ma è succato male dalla droga. Ho detto che era vero hip hop. Ehi, io non sono un coglione invece. Flexo, sono più veloce della luce, sono un pezzo peggio di Need for Speed. Non chiude manco la rima. Pure in futuro. Però non apre la bocca, per parlare. Ragazzi, ehi signorino, o meglio, ehi signorita. Pelato a merda, io ci metto 2 minuti. Ehi signoria Vittoria, ehi, alza quelle mani quando arrivo sopra il beat. Perché il tuo è solo un personaggio. E per questo che fai solo a me, ciò vedi che la roba mia qui è molto fresh. Cazzo, me ne fotte se poi io non piaio. Buona, mi sembra night. Quanto è fresh. No. È acqua. E vabbè, ma quello che vuole far vedere. Bipolare, ti do le cimici come chiude le rime. Non si capisce un cazzo. Devi stare muto, che sopra la traccia. Non lo capisco. Signorino. Ma il tipo non è neanche malaccio. Ma non è neanche malaccio. È che non apre la bocca. Tipo, non piace il timbro. Non piace il timbro. Ricordo Night. Testo è zero, zero cosmico. Pure lo scalpo che faccio. A Bettino? Adesso la comando. È finita? Ma il beat? Mixed by 3D. Ecco perché suonava Somiglia Now Night. Produzione New Street Melody. New Street Melody. Non so chi sia. Nuovi Street. Aspetta. Questa, sai. A me lo fai il discorso. Vai. Il discorso di 3D è come. No. Io volevo levarmi le mani. Parla. Il discorso sull'hip hop. Vai. Quello che. Intanto apri la bocca per reparare. Però vai. Cosa devo dire? L'unica cosa bella di questo pezzo era il timbro che mi ricordava Night, e poi ho scoperto perché mi ricordava Night, perché c'era dietro il lavoro di 3D. Il testo era bello, eh? Sì. Le rime originali. Io adesso non è che devo difendere Young Signorino, non serve difenderlo, ci penso già a carcadere. Ma tu che sei tutto quello, minchia, io rappo, io faccio, io trappo, io spacco, io sono vero, tu sei finto. Te la prendi con lui, che è un caso umano. Mi facevi un pezzo tuo, me lo mandavi. Un pezzo tuo volevo sentire, non volevo sentire una minchiata. Dove te la prendi con quello che tu dici? Non sei rap, sei tre. È come se te la prendi con uno che fa la canzone del Pulcino Pio. È come se tu mi da rapper mi vuoi dissare i me contro te. Hai capito? Bravo, esattamente quello. Perché non mi dissi? Cioè, ti rendi conto? Non so, sono senza parole. Cioè, speravo realmente. E che... poi non hai detto niente che valesse la pena sentire. Perché se tu mi fai. Prendo Young Signorino Dissing per fare il titolo clickbait. E poi, però, mi faccio un testo dove parlo. Che speravo io, ma dove parlo dei fenomeni sociali. Parlo della gente che è ritardata. Che non è quello che fa il coglione, ma tutti gli altri che lo seguono il problema. Della deriva della musica. Che mi facevi tutto quello che abbiamo detto noi in un anno e mezzo, per dirti. Magari aprendo la bocca quando rappavi. E no. Magari delle.
delle rime che non siano fresh e trash. Allora mi dicevo, oh, finalmente ha usato il titolo clickbait, ma quello è state of mind. Si vede, oh, ormai... ma ci sta, lo facciamo anche noi. Ma noi lo facciamo perché siamo l'anti youtuber cancro. No, lo facciamo anche per spostare l'attenzione su una cosa che è appunto una critica sociale. Qua di critica sociale non c'era, cioè io sono meglio di te, rappo meglio di te. Non lo so. E tu non devi rappare perché sei un analfabeta. Boh. Io sono figo e tu non... Cioè, hai dissato quello sbagliato. Perché Ian Signorino non ha mai detto di essere un rapper o un trapper. Non si è messo a fare, a dire io sono il vero, io ho fatto il coglione. Sono un po' così, mi dispiace. Mi dispiace, per me no. Per me no. A me piacerebbe anche che questo, voi andate ad ascoltare sto pezzo e diciate cosa pensate al ragazzo, semplicemente perché, ripeto, questa è la visione di due di 30 anni che ormai l'hanno viste tantissime di queste cose, quindi non ci fa più scalpore. Magari ma no. Voi che... Ma non era neanche un bel dissing, semplicemente per quello, perché a lui è piaciuto il timbro, bello il beat e tutto quanto, quindi non è che la critica è... Non c'è più il dissing in se stessa, era... Sì, è il dissing che non... Che era? Non ce n'è detto un cazzo. Io speravo veramente di sentire qualcosa di tuo. Dai, siamo qua, la prossima volta mandaci qualcosa di tuo, vogliamo sentirlo, ci vediamo presto, ciao. Ciao.